E solo per oggi ragazzi, finalmente sul canale un video su un monitor. Stiamo parlando del BenQ EW3270U. Ragazzi, questo bellissimo monitor che abbiamo qui, ve l'ho anche spacchettato al volo. Comunque ragazzi, è la prima volta che abbiamo un monitor sul canale. Io anche tramite questo video mi voglio rendere conto se vi può piacere questa tipologia. Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un bel like. Ma detto questo, non perdiamoci in chipset, iniziamo con il video. Ma il prodotto che abbiamo qui oggi, ragazzi, è un monitor 4K nativo, è un 32 pollici e ha un pannello VA. Il suo contrasto è 3001, infatti le sue caratteristiche sono molto simili a quelle di anche di un televisore. Infatti andremo a vedere proprio nel video che questo monitor ha un buon utilizzo per molte cose, non soltanto per il gaming. Una delle sue migliori caratteristiche è proprio il pannello, che ci consente di ben scalare anche contenuti in un 4K e così diventano anche ben godibili. È adatto a chi è entrato al mondo del gaming, ma soprattutto ha un occhio di riguardo anche per lavori professionali e non vuole rinunciare all'HDR. Come abbiamo detto prima, un pannello VA con 300 nit di luminosità. Vengono dichiarati 4 ms di response per il Grey to Grey. Ma ragazzi, in realtà alla fine sono dai 12 ai 14, che comunque non è un cattivissimo risultato, anzi. Anche perché con la funzione AMA, che alla fine noi conosciamo tutti più comunemente come overdrive, si riesce ad arrivare a un response time che varia dai 5 ai 10 ms, che comunque inizia ad essere buono anche per il gaming. La sua dotazione di porte comprende due HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 e un Type-C. È un monitor FreeSync con una variazione dai 24 ai 60 Hz ed ha 144 ppi. Nonostante abbia un FreeSync di prima versione, lo abbiamo capito già quando ho detto che arrivava a 60 Hz, comunque mantiene una buona prestazione in gaming. Poco male comunque, visto che alla fine non ci sono schede video che raggiungono più di 60 frame rate in 4K. Ha un range di colori molto ricco, ma l'occhio rimane molto naturale. È normale che il suo DCI P3 sia un monitor completamente diverso da un sRGB. Ha 11 modalità di colori, tra cui sRGB, REC 709 ed altre modalità a cui ormai siamo abituati. Una cosa molto interessante che è andata ad implementare BenQ proprio in questo monitor è la Brightness Intelligence Plus Technology, ovvero una tecnologia che è capace di autoregolare la luminosità del monitor così da non stancarci troppo la vista. Questo modello, ragazzi, non soffre del fenomeno light leaking. Ovviamente, ragazzi, ci sono delle piccole eccezioni, però di norma non dovreste avere problemi. In dotazione con il monitor ci verrà dato un cavo HDMI, che sto utilizzando tra l'altro attualmente, un cavo DisplayPort e un Type-C comodamente utilizzabile anche collegando una cassa al monitor, così da avere magari una musica, un surround amplificato se ci volessimo vedere dei film sopra. Per non esagerare troppo con questo monitor, BenQ ha dovuto fare dei piccoli, impostare dei piccoli limiti a questo monitor, che alla fine non vanno neanche tanto ad incidere, ovvero l'inclinazione del monitor è possibile soltanto per 5 gradi verso la parte frontale e per 15 nella parte posteriore. Non si può regolare l'altezza, ma sia la calibrazione tilt che quella swift. È dotato di un antiriflesso sul suo pannello che non fa riflettere la luce e mantiene molto bene l'immagine. È dotato di 5 tasti, uno nello specifico è per attivare l'HDR, che comunque ricordatevi che va attivato anche su Windows. Nonostante prima abbiamo detto che comunque questo monitor non si può regolare in altezza, abbiamo comunque la possibilità di agganciarlo tramite degli attacchi VESA, così da attaccarlo praticamente a un gancio se vogliamo spostarlo o attaccarlo al muro. Sono presenti anche degli speaker interni, ragazzi, non sono nulla di eccezionale, però alla fine è un plus in più che abbiamo. Ovviamente è stato inserito anche il Low Blue Light Technology, il filtro antiluce blu, sempre per salvaguardare i nostri occhi. Ed è dotato di alimentatore integrato, quindi potrete connetterlo direttamente alla corrente tramite la sua spina, e il suo consumo medio è di circa 45 W. Per quanto riguarda invece l'aspetto lavorativo, BenQ ha inserito la Super Resolution Mode. In poche parole, va a virtualizzare un formato che è anche superiore al 4K. Ma come abbiamo capito, ragazzi, questo monitor non ha un utilizzo specifico, non è stato pensato per un utilizzo specifico, ma diciamo si può utilizzare in più campi. Può essere una cosa negativa o una cosa positiva, dipende ovviamente sempre dalla situazione e dal perché stiamo cercando un monitor. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, ringrazio ancora BenQ per avermi fornito questo monitor e ringrazio tutti voi che siete arrivati fin qui.
Come ho già detto, fatemi sapere se questa tipologia di video vi può piacere, così la continuiamo. Troverete tutti i link importanti in descrizione, ma detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!